Dobbiamo andare al meeting, te lo ricordavi, vero? Quale meeting? Il meeting, Adamo. Ti ho portato anche la giacca, quello sulla famiglia. C'è un po' di schiera, c'è. Tranquilli, sotto hanno rioccupato la casa. Sotto le stelle, allora? Come hanno rioccupato la casa? Ma chi è stato? Chi? Adamo. Io credo che sia la persona più indicata e quindi siamo pronti per far scattare il piano C. Nell'ambiente lo chiamano Mauro lo stronzo. Adamo, mi raccomando, non farmi fare brutta figura, che ci tengo questa cosa. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma l'unica cosa che ti chiedo è il primo autogrill, fermati che ho bisogno di... Magari quei due stronzi dormono nella mia camera. Andiamo un po' a vedere, va, andiamo. Telefono a De Matteis e gli dico di portare i soldi dal benzinaio. Pronto? Mio figlio. Pronto? Ah, salve, dottor Puma. Lei non avrà mica cambiato idea riguardo alla casa, vero? No, io so che posso fidarmi di lei. Penso che le faranno sicuramente comodo un 200.000 euro. Cosa dice? Va bene, vediamoci. Ah, tutti a casa, eh? Dove cazzo stanno quelli? Chi quelli? Quelli. Come quelli? Sai che lo stronzo là, quella... La coppia? Là. Sì, la coppia. Non lo so dove sta. No, la coppia del cazzo, ribadiamolo pure. Questo stronzo chi è? Gino, anzi Frank, dimmi una cosa, qua Gino che deve fare? Sono due giorni che dorme. Senti, ma qua le stanze come stanno messe? Cioè, noi qua, cioè, perché sì, infatti, lasciamo perdere, io la mia stanza me la prendo in ogni caso, cioè, perché, cioè, questo qua è il suo divano. Aspetta un attimino, perché c'era Frank con questa storia della maturità. Che? Ha preso un attimo la camera sua, quella dove sì. Sono. Ma che? Ha preso la camera mia! Ha lavato! Sta facendo la maturità, vai a parlare con lui direttamente. Guarda. Sta là, guarda. Vai. Vabbè, ok, grazie sua. Tanto la sala sta rispondendo. Oh, guarda chi si vede! Senti, non ho tempo. Non fare il furbo adesso che sei da solo, è facile in quattro, va a fare il furbo, eh! Ho detto che non ho tempo! Smettila! Oh, Mauro! E smettila di fare... Zitto, hai sentito? Smettila! Madonna! Ma sei di subito con quella macchina? Cosa fai lì sopra? Ti ricordi subito cosa ti vediamo, veloci! Pronto? Pronto, ragazzi. Sono il proprietario. Tutto bene lì? De Matteis. Mi dispiace, ma oggi devo darvi una brutta notizia. Ultimamente mi eravate diventati anche simpatici, però ho bisogno di 200.000 euro purtroppo, e l'unico modo per trovarli è vendere la casa. Quanto le servono 200.000 euro? Che? Una cosa terribile. È successa una cosa terribile, che non posso dirvi. Io avrei preferito senz'altro voi a quegli stronzi della Masuki, ma purtroppo dovete lasciarmi la casa perché mi serve, devo assolutamente vendere. È l'unico modo che ho per trovare 200.000 euro. Mi dispiace. Ciao. La richiamo dopo, Ciao. Guardi. La richiamo dopo, perché adesso ne parliamo qui con il predimano un attimo. Sì, la richiamo. Un corriere verso dopo. Parliamo di cosa? Che è sta storia? Scusa un po'. Era De Matteis. 200.000 euro gli serve. Scusa? Che è costretto a vendere lo stabile. De Matteis stava piangendo. Era con noi, però mi sa che... Dio. Per me è guai. Non so cosa... Sì, non so proprio come può prendere... La faccenda è seria. Perché? Perché non l'ho capito, però mi sembrava una cosa seria, ero veramente preoccupato. Non so proprio dirti perché. E ora? E ora è inutile litigare pure per le stanze, tanto ce ne dobbiamo andare tutti quanti. Che cazzo facciamo ora? Oh, Gino! Ci eravamo dimenticati! Frank! Ma che cazzo pesa questo? Mauro! Vieni su, Chris! Mauro! Aiuto, Mauro! Vieni là su! Mauro, non ce la faccio! Oh.
sedi, tu siediti! Mauro! Vai zitto! Appena il paparino parla ti lascio. Mauro! Ma ce l'ha lui i soldi? Ma che ce l'ha lui? Ce l'ha suo padre i soldi! E perché abbiamo preso lui? Perché il padre ci deve dei soldi! Mauro, se andiamo a prendere il padre! No! Cattutto! Zitto! Mauro! Fammi sentire quel grande sogno di puttana! Mauro! Zitto! Sì, buongiorno signorina! Mi faccia parlare con Mario Rossi! Sì, attendo! Mi ha messo la musichetta! Mauro, mi presti la cintura! Non provarci! Mauro! Minchia, io questi li ammazzo tutti e due! Sì, Mario Rossi! Sì. Allora, io qua, un ragazzo. Vediamo di muoverci, questo qua. Sediti, porca puttana! Vediamo di farci dare i soldi alla svelta. Che questo qua, vedi, ma già rotto il cazzo, è un'ora che continua a fare. Bene, Mauro. A questo punto tu devi solo più telefonare alla padrona di casa, a quel De Matteis, e spiegargli bene dove deve mettere i soldi. Ok, ciao. Molto bene, Mario, molto bene. Sai cosa gli facciamo, Mario? Gli chiediamo un riscatto di 200.000 euro. 20.000 a Mauro lo stronzo. Con gli altri 180 ci paghiamo la casa e ci crestiamo pure qualcosina in più per noi. Perfetto, questa storia mi piace sempre.